in collaborazione con Babylon Caffè, Spianata Castelletto, Genova. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Corsi di ballo Lady Laura Dance School, salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-36116. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Ben ritrovati, come avete visto le nostre telecamere erano in giro per Bardonecchia e non potevano non visitare il museo storico. Guardiamo il servizio. Il museo etnografico raccoglie molte interessanti testimonianze della cultura materiale locale. Oggetti, mobili ed attrezzi, nonché antichità di carattere religioso. Offre uno spaccato della vita e della cultura della gente di montagna, legate all'economia agricola e pastorale prima dell'avvento del turismo. E possiamo trovare il ricordo delle nostre nonne, i nostri nonni, che ricordo degli oggetti e degli attrezzi che usavano loro fino agli anni 50 ancora. E quest'anno abbiamo allestito, come tutti gli anni facciamo sempre una mostra a tema, quest'anno abbiamo allestito la mostra sui scialli Lusindien. Sono scialli che le nostre nonne e bisnonne mettevano nei giorni feriali. Sono scialletti in cotone provenienti dalla Bassa Provenza, chiamati così perché i primi venivano proprio dalle Indie, portati poi nel porto di Marsiglia. I francesi, visto che erano piaciuto tanto, li hanno poi fabbricati loro nelle loro, attraverso varie vicissitudini, perché i produttori di seta e di lana non volevano, perché questi avevano preso il posto dei loro tessuti, però poi a un certo punto hanno avuto proprio un grande exploit alla fine del 1700, inizio 1800, fino alla fine del 1800, e questa moda, questi bei scialli sono arrivati poi all'inizio del 1800 anche nelle nostre vallate. E le donne le hanno acquistate proprio per farsi i scialli, e così indossavano tutti i giorni e le domeniche ordinarie estive, perché sono in cotone, sia per la bellezza sia per la praticità. Abbiamo anche in alcuni punti del nostro museo lasciato i bei costumi della grande festa, delle grandi occasioni, sono in seta, cioè abito nero sotto e sopra scialli in seta erano di diversi colori. In genere le donne le indossavano nelle grandi festività ed indossavano lo stesso colore dei paramenti sacri che indossava, paramenti religiosi che indossava il prete nella messa.
qui sotto, soprattutto in questa sala, abbiamo gli oggetti che servivano per, nella cucina e nelle cantine delle nostre nonne. Diciamo che abbiamo allestito questa mostra, abbiamo voluto riprodurre anche alcuni momenti della vita contadina che c'era nel 1800. Ad esempio, si faceva il pane in casa e si portava poi a cuocere nel forno comune del paese. Qui abbiamo una piccola madia dove proprio veniva impastato alla sera il pane, e al mattino, e si lasciava lievitare tutta la sera, al mattino veniva rimpastato e si formavano poi le grosse pagnotte che venivano messe su dei grossi assi e portati al forno comune, dove un uomo aveva già acceso il fuoco e preparato tutto. Nel frattempo la Samp mette benzina nelle gambe e iniziano le prime amichevoli. Ti amo. In questa prima fase del ritiro la Samp ha affrontato 4 amichevoli. La prima con la rappresentativa locale, poi l'Union Valle di Susa, il Grugliasco e la Prosettimo Eureka. I risultati di questi amichevoli ovviamente conta poco. Ciò che importa è mettere minuti nelle gambe, ma l'impegno dei ragazzi ha sempre soddisfatto Mr. Mihailovic, sempre molto esigente. Ma durante questi giorni le novità non sono mancate, come l'arrivo del centrocampista spagnolo Campagna. Nel ritiro di Bardonecchia è stato presentato alla stampa José Campagna, neoacquisto blucerchiato. Noi eravamo presenti, vediamo subito le sue prime dichiarazioni. José Campagna, quali sono le prime impressioni dell'arrivo alla Sampdoria, nello spogliatoio, i nuovi compagni, l'ambiente? Le prime sensazioni sono molto buone, no? Ma mi hanno accogliuto molto bene qui nell'equipo, tanto i giocatori come i mister, e bueno, la verità che sono contento, no? Per aver arrivato qui, per il trato che mi hanno dato. Cosa ti ha detto Bianca? Cosa ti ha detto Pedro Bianche? Ah, Pedro desde el primer momento que me vio me ha ayudado bastante. Lo que he necesitado, pues me lo ha traducido si no entendía algo, y bueno, la verdad que es muy buen chaval, y bueno, y gracias a él pues aquí también se me hacen las cosas más fáciles. Qual è il tuo ruolo, la tua posizione in campo preferita, dove ti trovi meglio, dove hai giocato più volte? Bueno, a medio campo puedo jugar en cualquier posición, ¿no? La mia preferita è más ofensiva, pero bueno, ponga donde me ponga, siempre que juegue, pues la verdad que estaré contento y no me importaría jugar adelante que atrás. Cosa mira en la temporada. Bueno, espero que salgan buenos resultados, ¿no? Durante la temporada, y nada, acabar lo más arriba posible y conseguir los máximos puntos posibles, como he dicho, y bueno, que salga una buena temporada tanto a mí como a mis compañeros. C'è un giocatore della Spagna, del campionato spagnolo, che è il tuo idolo, il tuo modello, che ti ispiri, che puoi dire un po', cerco di assomigliarli come caratteristiche? Bueno, desde chico sempre mi sto fijando in giocatori come Xavi, Iniesta, quando jugava Zidane, quando vino Ronaldinho, sono giocatori che mi gusta molto su forma di gioco,
la verdad que bueno, ya ves que son, grandes futbolistas y, la verdad que, en ellos era lo que hacíamos. Le nostre truppe a Bardonecchia hanno soggiornato all'Hotel Sommelier. Vediamo cosa hanno documentato le nostre telecamere. L'Hotel Sommelier è il più antico albergo di Bardonecchia e da generazioni la famiglia Amprimo ne conduce l'attività con passione e professionalità, con uno sguardo al passato e una sfida verso il futuro. Il capostipite, insomma, della famiglia faceva il vetturale del Muncinisio e aveva molti figli. A un certo punto uno di questi figli è partito di là e se ne è venuto a Bardonecchia per andare a fare il minatore nella Galleria del Freius. E quando hanno finito i lavori della Galleria del Freso, lui ha deciso di non tornare più a casa e di rimanere qua a Bardonecchia e ha fatto una piccola locanda e poi si è sposato, ha avuto figli e si è sempre ingrandito fino a che ha creato l'Albergo Sommelier, che è più o meno come oggi. L'Hotel Sommelier vanta inoltre il ristorante, rinomato per l'ottima cucina e dai sapori antichi rivisitati per una clientela moderna. La grande sala in stile Liberty è ideale per banchetti e cerimonie e si affaccia sul verde giardino. Nei tempi antichi veniva qui anche il principe, il principe Umberto con la sorella, la principessa Giovanna, e noi abbiamo molte fotografie della famiglia. C'erano lunghi soggiorni presso l'Albergo Sommelier e poi molti ufficiali che stavano alla caserma principe che era qui davanti in piazza Statuto. E poi da degli anni ci sono stati anche, quando hanno girato Fuga in Francia, c'era Folco Lulli, Maria Denis, gli vecchi antichi attori. Negli anni 60 uno degli ospiti dell'albergo era Fabrizio De André. Sì. E girando per Bardonecchia si vocifera che la canzone di Marinella sia nata proprio sia qui. Sia stata ispirata da una bambina che cade nel fiume e nel torrente del Fumol. Da molte frasi che ci sono nella canzone si direbbe proprio che sia la stessa cosa. La posizione centrale dell'hotel favorisce lo shopping e le passeggiate nella famosa via Medail, ricca di vetrine e locali di svago. Negli anni 50 60, si facevano dei treni da Genova che partivano alla domenica e venivano su per portare i giovani a sciare e poi alla sera tornavano indietro ed erano pieni tutte le settimane, per cui avevamo sempre tantissimi genovesi, ma la clientela genovese a Bardonecchia direi che quasi l'inverno quasi batte i piemontesi, anche oggi. Gli impianti di risalita distano circa 1 chilometro dall'hotel e sono raggiungibili con un servizio di bus navetta. Grazie a mia figlia e mio genero si fa i pasti a chilometri zero, in quanto loro portano dalle loro terre e frutta, verdura, carne e poi acquistano anche altri prodotti da altri loro amici di Campagna Amica e quindi abbiamo una cucina molto genuina. Oh, dall'agosto dell'anno scorso si è trasformato anche in negozio, un negozio che fa parte di Coldiretti e Campagna Amica.
abbiamo dei prodotti tipici, carne, frutta, verdura, prodotti di nicchia che possono essere anche regionali, come adesso abbiamo dei prodotti della Liguria e della Puglia. E poi vabbè, volevo far presente che la carne e i salumi sono di nostra produzione, abbiamo l'azienda agricola a Piobesi. Tutti i prodotti che comunque abbiamo, che non sono nostri, sono sempre di piccoli contadini, piccoli imprenditori del territorio. E sono tutti prodotti naturali e prodotti che vengono coltivati in piccola quantità e dunque prodotti scelti e naturali. E da dicembre abbiamo anche aperto il ristorante Chilometri Zero, perché i prodotti che abbiamo comunque hanno la filiera corta, fanno dal produttore al consumatore, diciamo, solo con il nostro passaggio, ecco. Anche il Genoa comincia le prime amichevoli, come vedremo in questo servizio. Anche per il Genoa è tempo di amichevoli e in Austria se ne disputano due, contro la Val Stubai e contro gli arabi del Al Hilal. Goleada rossoblù la prima e buon 0-0 la seconda. Finito il soggiorno in Val Stubai, il Genoa affronta il Brescia a Salò, pareggiando 1-1, e a Savona la squadra locale, vincendo 3-1. Diversi gli infortuni che colpiscono i rossoblù in questi giorni, da Improta a Matri, ma anche Burdisso e Antonini, e tutti abbastanza seri da tenere fuori gioco i giocatori per diverse settimane. I giocatori seguono mister Gasperini in tutto e per tutto, e lo stesso mister si dichiara soddisfatto del lavoro svolto e degli uomini a sua disposizione. Un mister carico e certo che il suo grifone farà molto bene in campionato, pur consapevole delle insidie che il nuovo anno porterà. Mister Gasperini è certo che il Genoa che sta nascendo sarà un buon Genoa, a sua immagine e somiglianza, pronto a dare battaglia su tutti i campi e a rendere Marassi un fortino inespugnabile. Il calciomercato nel frattempo va avanti ed ecco chi è arrivato in casa rossoblù. Mercato sempre spumeggiante quello del grifone. Il presidente Preziosi, dopo aver sfoltito la rosa e fatto le cessioni necessarie per reperire i fondi da reinvestire nel mercato, con le partenze di Edoardo, Tozer, Matuzalem, Gilardino, Centurion, Krajnc, Nadarevic, Tacidis, Versalico e Donnarumma, sono arrivati Perotti, Rosi, Matri, Izzo, Marsura, Rincon e Piniglia. Oggi potrebbe giocare così, secondo il 3-4-3 gasperiniano: Perin, Antonini, Burdisso, Marchese, Rossi, Kučka, Bertolacci, Antonelli, Fetfazidis, Matri, Perotti. Nel frattempo continuano le amichevoli come intera germanica con l'Hoffenheim. Anche Ferrero ha fatto qualche regalo a Mr. Mihajlovic. Poche le partenze in casa Samp, vediamo il punto nel servizio. Mercato meno rocambolesco quello della Samp rispetto ai cugini. I movimenti sono stati mirati soprattutto per gli acquisti. Sono partiti Fiorillo, Maxi Lopez, Rodriguez, Bjarnason, Berardi, Beltrame, Volta, Mustafi e Renan. E sono arrivati Cacciatore, Fedato, Duncan, Campagna, Berghese e Viviano. Nel frattempo anche per la Samp continuano le amichevoli, l'ultima in Inghilterra con il West Ham. E adesso ci fermiamo ancora per un piccolo stacco pubblicitario. Rimanete con noi. In collaborazione con Babylon Café, Spianata Castelletto, Genova. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Corsi di ballo Lady Laura Dance School. Salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-361-16. Macelleria da Claudio. Parola d'ordine, qualità. Carni selezionate piemontesi, pollame allevato a terra, conigli, agnelli e suini di prima scelta. Prova anche le nostre specialità gastronomiche. Cima alla genovese, ravioli fatti a mano di nostra produzione, trippa in umido e tanto altro. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Si accettano ordinazioni e consegniamo a domicilio.
Macelleria Claudio, scegli la qualità. Volete passare una bella serata? Il Babylon Caffè fa per voi. Con le nostre serate a tema e DJ set, qui potrete gustare le migliori birre artigianali e i più buoni cocktail della città. Babylon Caffè ti aspetta in Spianata Castelletto, a Genova. Corsi di ballo Lady Laura Dance School. Salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-36116. Ottimi piatti e tanta cortesia. Ecco cosa potete trovare dalla Rosticceria Castelletto. Con le nostre specialità liguri, servizio catering e consegna a domicilio, possiamo accontentare ogni vostra esigenza. Ci trovate a Genova, in Spianata Castelletto. Rosticceria Castelletto, e buon appetito! Hearts will play tippy-tippy-tay, like a guitar and a when the stars make you drool, just like a pastifazool at some ore. In collaborazione con Babylon Caffè, Spianata Castelletto, Genova. Corsi di ballo Lady Laura Dance School. Salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-36116. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Ben ritrovati, anche l'Entella si prepara ad affrontare il campionato di Serie B. In occasione della partita con la Samp abbiamo sentito alcuni dei protagonisti. L'Entella sta allestendo una formazione davvero competitiva con un allenatore confermato dopo la bella promozione. Un gruppo che appare compatto dove nuovi e vecchi si stanno integrando benissimo, pronti a una nuova sfida per la società ma anche per Chiavari. Beh sì, la mia squadra mi è piaciuta tanto perché abbiamo fatto tutto quello su cui abbiamo lavorato. Ho il vantaggio, a parte di avere un gruppo di livello superiore alla media sotto l'aspetto proprio delle persone che sono, quindi hanno sempre grande attenzione e grande applicazione sul lavoro che facciamo. Credono molto in quello che facciamo, è un lavoro che lo Zoccolo Duro porta avanti da tempo e lo ha trasmesso molto velocemente ai nuovi che hanno capito quello che è la nostra idea di calcio e quindi abbiamo fatto tutto molto bene. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione, vi ringrazio per essere stati con noi, l'appuntamento è come sempre per la prossima settimana. In collaborazione con Babylon Caffè, Spianata Castelletto, Genova. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Corsi di ballo Lady Laura Dance School. Salsa, New York e Los Angeles Style, bachata, merengue, zumba e molto altro. Per informazioni contattaci su Facebook o chiama al 348-28-36116.